Come si realizza un ponte, ma soprattutto qual è il suo significato, oltre a quello tecnico? Per scoprirlo, basta visitare la mostra La città dei ponti, inaugurata ieri presso la Sala delle Acque del Bimby di Sondrio e realizzata dagli studenti delle classi seconda A e seconda B CAT dell'ITIS del Simone Quadrio, con il patrocinio di Alpincena, ufficio tecnico del comune di Sondrio e BIM. Il progetto ha come unico filo conduttore il ponte di Leonardo, ha spiegato il docente Giuseppe Palotti, che i ragazzi hanno conosciuto durante la visita della biblioteca Ambrosiana di Milano. Proprio dal ponte autoportante di Leonardo, gli studenti hanno realizzato con materiali semplici come cannucce, legnette e matite il proprio ponte. Non solo, oltre alle costruzioni, gli studenti si sono concentrati anche sulle tante passerelle di cui la nostra città è dotata, da qui Città dei Ponti, ma anche sulle varie accezioni del termine, come spiegato da Gian Maria Toffi, dirigente dell'Istituto De Simone Quadrio. Lo stimolo in un istituto tecnico per geometri è stato quello di far conoscere i ponti di Sondrio ai ragazzi delle seconde, far conoscere loro alcune importanti realizzazioni nell'architettura di ponti contemporanea e farli riflettere anche sulle tutte le possibili implicazioni metaforiche del ponte, dalla cultura classica con l'immagine dell'arcobaleno al ponte come collegamento tra sponde, culture, territori diversi e un collegamento che però non è fatto per azzerare e uniformare le differenze, ma per favorire l'incontro e la costruzione di qualcosa di nuovo e di ulteriore rispetto alla somma delle parti di partenza. La mostra è divisa in sei sezioni, ha invece evidenziato il professor Palotti ed è accompagnata anche dalla musica. La cosa interessante sono le musiche in sottofondo che abbiamo scelto, che hanno a che fare con i ponti, quindi il ponte di Bassano, Prima Guerra Mondiale, il ponte di Perati, la Seconda Guerra Mondiale, una canzone di Gen Verde degli anni 70, I Ponti, e poi la canzone finale, Ponte Mannu, che ha a che fare con la Sardegna, quindi Ponte Grande, un ponte che collega gli emigranti sardi nel resto del mondo, quindi un ponte che li possa riportare a casa, perché ogni tanto ci dimentichiamo che anche noi siamo stati emigranti. L'esposizione rimarrà aperta fino al 21 maggio, dalle 10:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 18:30.